Rebecca piacciono le paillettes, i lustrini e le fantasie animalier. Ok, abbiamo un problema. Ecco la fantasia animalier. Il collegio 5, in quanti ne hanno parlato, in quanti hanno fatto reaction sulle puntate, tra l'altro molto divertenti, io adoro. Dovete sapere che io vedo più le reaction e tutte quante le cose, i video che ricaricano su internet, che fanno morire da ridere, tipo su Instagram, eccetera, che il programma proprio, il collegio di per sé in TV. Non riesco mai a vederlo perché lo fanno sempre in giorni particolari e io preferisco vedere, magari ho altri programmi, altre cose da vedere e quindi dico vabbè, poi rivedo la puntata. Poi però su Instagram mi spoilerano tutto e non ho più voglia di rivederlo. Quindi praticamente voi mi dovrete scusare se sbaglierò qualcosa perché non sono una che segue il collegio assiduamente. Potrebbero sfuggirmi delle cose, ma tanto qui oggi non stiamo a fare reaction, ragazzi. Non al programma, agli outfit. Reagisco agli outfit dei ragazzi e delle ragazze del collegio. Oggi parleremo delle ragazze e andrò a cercare su Instagram. Ovviamente non parlo degli outfit che utilizzano loro lì nel programma perché sono divise, ma di come si vestono loro nella vita reale, qual è il loro stile. Andrò a vedere le loro foto, i loro profili Instagram. Chiaramente, cioè, ragazzi, ognuno ha il suo stile. Lo farò semplicemente dal mio punto di vista, cioè quello che piace a me, che è molto 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 soggettivo. E ovviamente voglio sentire la vostra. E leggeremo la ragazza del collegio 5 meglio vestita secondo noi, chiaramente, secondo le foto che ha messo su Instagram. Ok ragazzi, se questo video avrà molti like, quindi mettetelo se vi piace, farò anche la reaction agli outfit maschili, quindi a quello dei ragazzi. E inizierei da Linda Bertollo, 14 anni, nickname maschiaccio, ha un carattere fuori dagli schemi, risponde sempre e deve avere l'ultima parola su tutto. Ok, vediamo un po', foto del collegio, io scorro un attimo, vedo un po', vediamo questa foto qui. Bello lo stile, belli pantaloni cargo, adoro, in stile militare, con una felpa grigia, le Converse. Sì, uno stile molto casual, vediamo anche altre foto. Vediamo un po', sì, ama i jeans, ottimo, tutto bene, sapete? Comunque di base è abbastanza sportivo come, abbastanza sportivi come outfit, tipo anche in questa foto, vabbè qui forse era in casa, ma di base è piuttosto jeans e felpona e ci piace, è molto molto casual, forse anche più di me, che adoro, sapete, i jeans e una maglietta è una cosa molto semplice, lei lo diciamo accentua con ancora più sportività, perché comunque mette sneakers molto sportive, felpe, quindi va bene il jeans e lo stile casual, però lei lo è davvero molto, ma ci sta per una ragazza della sua età. 7, sì. Ovviamente voglio tutta la vostra pagella degli outfit qui sotto. Continuiamo con Sofia Cerio, o Cerio, non lo so, correggetemi. Età 15 anni, vive a Strasburgo in Francia, dove frequenta una scuola europea, parla 4 lingue, ha ottimi voti ed è una ragazza molto determinata. Non ha moltissime foto di outfit particolari, è molto molto casual, vabbè, consideriamo anche l'età. Jeans strappato, belle le scarpe, mi piacciono, una t-shirt normale, qui sarà d'estate comunque. Vediamo questa, bello il maglione, mi piace tantissimo, perché sono quei maglioni tipo che, come posso dire, vestono un po' come delle felpe perché sono belli larghi e comodi, ma allo stesso tempo non sono felpe sportive, quindi è quel mix perfetto, soprattutto con i jeans. Questa foto mi piace molto e anche l'outfit, per quanto semplice, mi piace proprio il maglione, bello. Poi altre foto, anche qui jeans, questo è un video, jeans e felpa, con su scritto New York, quindi già mi piace a prescindere. Oh, qui ha un vestito. Bello, mi piace tra l'altro perché, come posso dire, è aderente con queste scarpe, mi piace. Io le darei un bell'otto per quelli che sono i miei gusti, ovviamente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Maria Teresa Cristini, età 14 anni, chiamata da tutti Esa, si sente smarrita e recentemente si è resata i capelli e si è liberata, ho capito chi è, dimostrando a se stessa di essersi liberata da ogni forma di ansia relativa all'aspetto. Questo, ragazzi, è una cosa, ci vogliono due balls così per farlo a quest'età, a 14 anni. Ok, non ha molte foto, ne ha solo 6 di post e qui vedo più che altro un look che si ripete tipo questo che adoro, io adoro, bellissimi stivali, bella la gonna con un leggero spacco, bella la maglia aderente con il collo alto, con il suo taglio di capelli sta benissimo. E poi credo che comunque la particolarità che c'è lei è proprio la sua sicurezza, io la vedo sicura. Ora ripeto, non seguo sempre il collegio, però penso che sia una ragazza veramente sicura a prescindere dal taglio di capelli. Tipo in questo outfit, no? Ha dei semplici jeans, una t-shirt nera, ma comunque riesce ad essere particolare. Perché? Perché ha un accessorio, quei cerchi, belli, grandi, vistosi, che fanno la differenza. Quindi questo è praticamente essere semplici ma con una personalità. Voto 8 anche a lei sicuramente, anche 8 e mezzo, fatemi
curiosa per il vostro. Michelle Gashi si definisce molto litigiosa e non a caso ha dovuto cambiare scuola per le continue discussioni con i professori, le note e le sospensioni. Quindi bel carattolino, non una principessina qualunque. Eccola qui, anche lei non ha tantissime foto, molti sono primi piani o foto in costume, che comunque come outfit non posso giudicare. Vediamo un po' lo stile generale, tipo questa foto qui. Ecco, vedete, è molto semplice, ha la felpona dei jeans e degli stivaletti, degli Dr. Martens, ok, degli anfibi. Però guardate come una persona può riuscire allo stesso modo ad essere semplice ma dare a quel tocco di particolarità. Oggi non riesco a parlare. La felpona, ok, va bene. I jeans, non ha scelto dei jeans skinny classici o quelli larghi, ne ha scelti un paio crop, leggermente più larghi sotto, così sembra dalla foto, tutti sfrangiati. E poi anche le Dr. Martens, o comunque gli anfibi, quello che sono adesso, non sono le classiche, perché guardate, non hanno i lacci, hanno la cerniera al centro, quindi ha preso qualcosa di semplice, però scegliendo dei modelli che sono leggermente più particolari e rendendo quindi il tutto più suo. Ecco come, diciamo, uno stile può differenziarsi, tra virgolette. Questo outfit mi piace molto. Ecco, guardate, questo outfit adoro, perché è una blusa, un vestitino a maniche lunghe bianco, corto, però con la cintura che sblusa il vestito in vita. Anche per lei un 7,5-8, per quelli che sono i miei gusti, ripeto. Ilenia Grambone, età 16. Ilenia è la hippie del gruppo, aura positiva, molto riflessiva. Ok, qui ci sono anche un sacco di foto, ha un profilo già un pochino più avviato rispetto agli altri. Vabbè, queste sono foto, penso, per un book, insomma, per dei lavori. Un vestitino bianco molto semplice, però con gli stivali, buongiorno, con i sandali alla schiava, lacciate alla schiava, che mi piace. Non li metto, non adoro i sandali alla schiava, però a lei stanno bene. Anche quest'altra foto, camicia bianca. Vabbè, queste sono più pose e foto da book, però comunque una ragazza semplice, altrimenti avresti indossato qualcosa di ancora più particolare. Questo vestitino, canotta lunga, praticamente semplice, poi costume, jeans. È bello questo vestitino, molto carino, a fiorellini, voi sapete quanto io amo. Poi per la sua età, insomma, le sta benissimo. Sì, darei un bel 7 anche a lei. Giulia Matera, età 15 anni, l'avvocato di Salerno, così come è chiamata Giulia a scuola, si definisce una paladina della giustizia e la sua missione è quella di difendere le persone che non hanno il suo carattere forte. Pantalone nero, vita alta, ho la stessa cintura, o comunque è molto simile, con le borchie, quelle tonde praticamente, piatte, e un crop top con la cerniera, carino, sì, molto semplice. Beh, questi sono un costume, vediamo se trovo qualcos'altro. Bello questo vestito, qui doveva essere un'occasione più particolare. Vestito lungo, con un bello spacco, però d'estate, nero, mi piace. Davanti sembra avere anche una specie di taglio, tipo un incrocio. Per il resto anche lei piuttosto casual, jeans, vita alta, nero, con una felpa crop. Per me è un 7, anzi è mezzo per il vestito nero. Rebecca Mongelli, età 15. A Rebecca piacciono le paillette, i lustrini e le fantasie animalier. Ok, abbiamo un problema. Ha una borsa con le sue iniziali e il riferimento è chiaramente a Chiara Ferragni. Ho capito chi è. Beh, vediamo questo outfit. Ci piace. Non vedo molte paillette e cose animalier. Ok. Mi piace tantissimo il cappottino di questo colore, con i jeans e la maglia bianca semplici. Il cappotto va a fare la differenza qui. Mi piace molto. Guardate, è bello. Ah, questo vestito è simile a quello dell'altra ragazza. Non ha l'incrocio davanti, ma è molto simile. Mi piace questo. Io non ho questo un vestito così, lo voglio pure io. Jeans, però comunque con una stampa particolare. Quindi sempre uno stile semplice ma con qualche particolarità. Ecco la fantasia animalier. Però devo dire che così non mi dispiace, non è troppo, ci può stare. Anche il tessuto della maglia, che è leggermente trasparente, ci può stare con questa stampa, con i jeans neri semplici. Quindi in realtà mi piace molto, ragazzi. Io darei un bel 8, altro che. Aurora Morabito, età 17. Con il nickname Mosca, Aurora è una rapper grintosa e vulcanica, cintura nera di karate. Ok, eccola qui. Beh, si vede che ha un bel carattere, diciamo, forte, più che altro, diciamo, esternamente. Ecco, quello che trasmette con i suoi look, intendo, chiaramente. Vedete, ad esempio, questa è una tuta normalissima. Ha una felpa rosa, un pantalone della tuta appunto rosa, e però già il tessuto si differenzia dalle altre tute, perché è tipo in velluto, leggermente lucido, quindi questo già la fa la differenza, prescindendo dal colore. E poi è fucsia, quindi praticamente è più visibile con una tuta del genere che non con un mega vestito di paillette. Non impazzire, oddio, il top in realtà è carinissimo, perché non avevo visto che aveva la catena, tutta la catena intorno. Però non so perché, su questo look, forse i capelli, non lo so, non mi fa impazzire. Però non le sta male, assolutamente, anzi.
Vediamo un po', ecco, guardate quel top che ritorna. Forse senza giacca e con i pantaloni in similpelle sta da Dio. Sì, forse lo preferisco così, ti sta 10 milioni di volte meglio. Il top che ritorna, deve aver amato questo top. Tra l'altro sta bene anche con i pantaloni così. Le darei 8. Giulia Maria Scarano, quella del caciocavallo. Io la amo perché praticamente il suo accento mi ricorda molto questo paesino che è vicino a casa mia, che si chiama Manfredonia. Biondina con la faccia da furbetta. Non ha tantissime foto purtroppo, vediamo un po', apriamo questa, purtroppo è a mezzo busto, però beh, si vede che ha una giacca, un blazer chiaro che le sta molto bene, con una maglia nera sotto, qui ci sono i suoi video, anche qui non si vede tutta, vedo dell'animalier, però comunque guardate queste stampe un po' animali, sono ben dosate, cioè conosco persone molto più grandi di loro che non sono così caute nel dosare queste stampe, tipo leopardato, zebrato, cose così, e invece le loro sono brave, pur essendo piccoline, tra l'altro le sta bene. La sua faccia è grandiosa. Devo dire che le piacciono le giacche, blazer o non so, forse una camiciona aperta con qualcosa sotto. L'ha già fatto con l'altra giacca prima. Questo è un vestitino tipo a maglione. Sì, carina, mi piace. Vestitini, qua vedo dell'altro animalier. Sì, però vediamo, con la giacca nera di pelle, insieme di pelle, gli stivaletti, ci può stare ancora. Vestitino paiettato, qui magari sarà, riconosco il posto, il tag al posto, quindi magari era una cerimonia, qualcosa così. Un set sicuramente, vorrei vedere ancora di più, ma mi piace. Luna Lucrezia Scognamiglio, provenienza, età 17, provenienza Vietri sul Mare, appassionata di musica, ha una voce potente e sogna di diventare una pop star. Eccola qui, ha poche foto, anche lei, veramente pochissime, tra l'altro tutte d'estate, quindi non si riesce forse a giudicare bene. Qui non si vede bene, però i capelli stupendi, ragazzi. Solo per i capelli. Total White non è il mio preferito, però comunque d'estate le sta bene. Ecco, qui è bello, bello l'outfit. Mi piace molto la camicia che hanno dato così. E lo potete fare praticamente con tantissime cose, no? Non soltanto con le camicie che sono già predisposte a essere annodate in questo modo, ma anche con una camicia normale, fare un nodo più grande, magari è una camicia più lunga, e avere questo effetto un po' crop, tutto allacciato. Mi piace molto con la gonna nera. Anche qui vestitino nero, shorts, sì, diciamo che passa dai vestitini agli shorts molto casual. 6,5 per l'outfit con la camicia, che mi piace da morire, però quando pubblicherà ancora più foto, secondo me, con quei capelli, fa già il look, l'ho detto, è troppo figa. Qui abbiamo la sorella del fratello, sentite che descrizione che vi tiro fuori, la sorella del fratello, ma chi vi descrive la gente così se non io? Usha, ok, qui ripeto, non seguo sempre, io spero di non sbagliare i nomi, si dice, si pronuncia Usha? Teoli, età 17, nati in India in una famiglia numerosa. Io spero di non aver storpiato il suo nome, perdonami, hai il diritto di chiamarmi Nadia, ok? Già con quella carnagione. Io ho un debole, ragazzi, è una cosa mia personale e non lo so, per me non c'è il paragone, cioè adoro la carnagione scura, a prescindere. Beh, lui aveva il bianco su di lei, non si batte, chiaramente. Tra l'altro, molto carino il vestito. Che non, a lei ha, come posso dire, questa è una cosa che potete fare a prescindere, quando magari un vestito sembra un po' monotono perché è tutto di un colore unico o non ha molto movimento, voi prendete una cinta sottile, più larga, come volete, e la piazzate in vita, darà un tocco di più all'outfit, tipo questo vestitino è fighissimo così e sinceramente senza quella cintura non lo vedrei così figo. Ma quanto mi piace moltissimo, però questo colore mi starebbe di M, guardate questa, quanto è bella questa... jumpsuit, questa tuta diciamo intera, ma a me piace molto, io le darei 8 per quelli che sono i miei gusti, mi piacciono i vestiti, mi piace come li rende, ma il suo stile è ben definito, sì, 8. E lei era l'ultima, ragazzi, quindi adesso questi sono stati i miei voti, fatemi sapere i vostri voti scrivendomeli qui sotto e decreteremo insieme la ragazza che ha avuto un punteggio più alto per quanto riguarda chiaramente le poche foto che ci sono su Instagram, poi la gente bisogna vederla nella vita reale, se volete anche la reaction agli outfit dei ragazzi, like a questo video e iscrivetevi a tutto il resto. E grazie per il mio libro, sempre lo state adorando, e ovviamente c'è anche il mio podcast, vi metto giù nel box informazioni il link diretto a una puntata, l'ultima puntata che ho fatto del mio podcast, e ho parlato con Rosy di Diva Lesbica, appunto, delle lesbiche, che argomento, ma in generale delle donne, ragazzi, e verso il finale abbiamo parlato anche di bisessualità, asessualità, insomma c'è un po' di tutto, vi lascio il link della puntata da ascoltare gratuitamente, chiaramente, giù nel box informazioni, e se avete Spotify sono anche su Spotify, quindi anche questo link è giù nel box informazioni, e noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se volete anche ragazzi, ciao!